Pace a voi, bentornati su Spirito di Verità TV. Oggi parliamo ancora di angeli in maniera approfondita. Cercheremo di fugare quelli che sono i dubbi, che sono gli errori che si aggirano attorno a questa tematica. Sapete che con l'avvento della New Age c'è stato un mischione, un miscuglio tra sacro e profano. Oggi abbiamo ancora ospite Don Marcello Stanzione in compagnia di un altro ospite che già conoscete, che è Fausto Bizzarri. Benvenuti. Salve a tutti. Ciao a tutti, è un piacere rivederli. Bene, oggi abbiamo fatto l'accoppiata vincente. Vi abbiamo intervistato in maniera separata qualche tempo fa. Don Marcello Stanzione è già ormai ospite fisso, penso che a breve mi darà anche il cambio. E oggi, appunto, voi mi avete suggerito questo argomento, insomma, cercare di approfondire quello che è il tema degli angeli, cercando di aiutare le persone a capire laddove sta il giusto e lo sbagliato, perché sappiamo che sono uscite tante discipline, filosofie New Age che hanno un po' rubacchiato dalla tradizione cattolica e hanno fatto, diciamo, una loro setta in questo senso. Lascio a voi la parola. Ecco, inizio io innanzitutto. Io non mi trovo a Campania questa sera, ma mi trovo con Fausto a Reggio Emilia, perché questa sera alla parrocchia di Sant'Antonio avremo insieme una conferenza sugli angeli e la Madonna, e poi domani avremo un'altra conferenza a Parma, alla parrocchia dei Carmelitani, Santa Teresina del Bambino Gesù. Sono molti anni che io collaboro con Fausto. La nostra amicizia è nata perché Fausto si mise in contatto con me qualche anno fa e mi chiese un giudizio su questo suo testo. Non so se si riesce a vedere, ecco qua: Angeli per l'essere finito e l'essere eterno. Io lessi questo libro di Fausto, rimasi molto entusiasta, perché veramente per noi addetti ai lavori, non è che siamo tantissimi in Italia, siamo pochi, però veramente questo è un capolavoro di angelologia, uno dei migliori testi che sia mai stato scritto. E io sono molto felice perché non l'ha scritto un prete, ma l'ha scritto un laico sposato con due figli ormai già grandi. E quindi iniziò questa collaborazione con il carissimo Fausto, facemmo questo libro insieme, San Raffaele Arcangelo, Dio ha guarito, un libro meraviglioso perché Fausto ha un grandissimo amore a San Raffaele, è un po' il suo angelo custode come San Michele è un po' il mio. E poi abbiamo iniziato questa collana di angelosofia, poi Fausto spiegherà lui quando parlerà della verità sugli angeli. La bellezza degli angeli spiegherà che cos'è l'angelosofia. Allora, diciamo che io inizio con la parte, tra virgolette, negativa, le falsità, gli errori sugli angeli. Partiamo da questa constatazione. Almeno fino agli inizi degli anni 70 in Italia, quando la religione cattolica, a bei tempi, era ancora una religione di Stato, come dire, gli angeli avevano una pacifica collocazione. La stragrande maggioranza delle persone credeva in Dio, credeva nell'esistenza degli angeli, eccetto un piccolo gruppo che soprattutto forse per motivi politici, i comunisti, no? Professavano il materialismo dialettico, ma fondamentalmente quasi tutti, 40-50 anni fa, sapevano che Dio è creatore delle realtà visibili e invisibili e nelle realtà invisibili ci sono gli angeli e i diavoli, per cui le persone sapevano che dovevano pregare gli angeli per avere la protezione di Dio e sapevano che dovevano guardarsi dai diavoli. Oggi invece, dopo 50 anni circa, la situazione è radicalmente mutata. Un papà cattolico, una mamma cattolica che vogliono insegnare l'angelo di Dio ai propri figli, quasi quasi stanno a disagio. Ecco, allora, noi abbiamo due errori. Il primo errore, come dicevi bene tu prima, è data dalla pseudo-spiritualità del New Age. Le librerie sono piene di testi demenziali e stolti sugli angeli. Poi il secondo errore, purtroppo, è ancora più subdolo perché non viene dall'esterno, ma viene dall'interno. Ecco, c'è una certa mentalità, purtroppo, diffusa tra i cattolici, c'è una protestantizzazione del cattolicesimo. Per cui, come dire, quello che diceva Bultmann, ecco, gli angeli sono dei generi letterari, non esistono realmente, e quindi, come dire, in un modo così, se tu parli di angeli, sei un po' compatito. Allora, ti dicono, vedi che gli angeli sono dei simboli figurativi della provvidenza di Dio,
E quando si parla di angeli, in realtà è un modo di dire perché dobbiamo sostituire alla parola angelo Dio. E quindi, come dire, l'angelo è un artificio letterario. Già qui si vede un grande inganno, perché se così fosse, avremmo un Dio solitario, un Dio che fa tutto. È vero che Dio è il creatore del cielo e della terra, ma Dio si serve degli angeli e degli uomini per realizzare il suo progetto di salvezza. Quindi voglio dire, già anche a livello psicologico, un Dio che fa tutto non è veramente il Dio dei cattolici. Dio si serve degli angeli e degli uomini, amici suoi, per fare grandi cose. E poi vi dicevo, tutta la tradizione cattolica, la Bibbia, i teologi, dicono chiaramente che gli angeli non sono generi letterari, ma sono esseri personali. Tommaso d'Aquino dice che gli angeli cooperano ad ogni nostro bene. E anche il Papa Emerito, Benedetto XVI, ha detto che Michele, Gabriele e Raffaele hanno svolto una peculiare missione nella storia della salvezza. Ratzinger ricorda che molti santi canonizzati intrattenevano con gli angeli un rapporto di vera amicizia. Non si tratta di uno, due, tre o quattro santi, sono centinaia e centinaia di santi che hanno avuto questi rapporti profondi con gli spiriti celesti. Quindi gli angeli non sono dei generi letterari, ma sono i nostri migliori amici, sono gli inviati di Dio che vogliono portarci in paradiso dopo la nostra morte. Anni fa, il CESNUR, Centro Studi sulle Nuove Religioni, non so se esiste ancora, ha fatto un'indagine sulla devozione degli angeli, la devozione degli italiani verso gli angeli. E allora risultò che i cattolici praticanti si differenziavano lievemente dal resto della popolazione nella credenza agli angeli. Ecco, su 100 cattolici praticanti, 70 credevano agli angeli, più o meno la stessa percentuale dei non praticanti. Allora, qual è la riflessione? Che la credenza negli angeli oggi in gran parte non deriva dalla Chiesa o dal cattolicesimo tradizionale, ma dipende dalla cultura popolare, dalla televisione, dal cinema, perché gli angeli sono rappresentati nei film, sono rappresentati nella pubblicità. Purtroppo spesso si tratta, come dire, di un'angelologia debole, dove l'angelo indica una bellezza, una bontà ideale, come dire, le persone cercano una spiritualità comoda, una spiritualità confortevole, priva di dogmi, senza dei precetti morali da osservare, quindi la spiritualità del New Age va molto bene. Allora, c'è questa difficoltà. Gli angeli sono degli esseri invisibili, normalmente noi non li vediamo, ma questo perché gli angeli appartengono alla sfera di Dio, appartengono alla sfera di Cristo risorto, ecco, stiamo nel tempo di Pasqua. Appartengono alla sfera dei santi, alla sfera dei defunti. Anche Gesù, i santi, i defunti sono invisibili. Non sono invisibili in sé, ma sono invisibili perché, ecco, le nostre capacità conoscitive, umane, terrene, non possono cogliere la ricchezza del loro essere. Quando moriremo nell'altra dimensione, ecco, noi vedremo gli angeli. Il fatto che sono invisibili per un certo tipo di cultura materialista, razionalista, significa che quello che si vede e si tocca, quello esiste. Quello che non si vede non esiste. La negazione degli angeli è qualcosa che appartiene all'antichità. Già ai tempi di Gesù, i sadducei, dice il Vangelo, non credevano né alla resurrezione dei corpi e neppure credevano all'esistenza degli angeli. Così anche quando c'è stata la rivoluzione francese, l'illuminismo, ecco, gli illuministi non credevano agli angeli. Nella famosa enciclopedia Voltaire fa un articolo bruttissimo sugli angeli, no? Quindi voglio dire, come dice anche Giovanni Paolo II, gli angeli sono negati dai materialisti e dai razionalisti di ogni epoca. Quindi la negazione moderna degli angeli è iniziata con l'illuminismo nel XVIII secolo, poi è andata avanti. Ecco, noi abbiamo Schleiermacher, per esempio, che dice così, e anche von Arnack, che gli angeli sono una semplice proiezione psicologica del bene, i diavoli sono una proiezione psicologica del male. Quindi, come dire, chi vuole credere oggi negli angeli,
deve combattere sia negli ambienti cattolici che negli ambienti laici, perché si deve fare un proprio spazio. Voglio dirti solamente questo e poi concludo. Tante volte io mi sento dire anche dai preti, ci sono tanti argomenti più importanti degli angeli. Io sono d'accordo con loro, è più importante credere in Gesù Cristo che negli angeli, però gli angeli e Gesù Cristo stanno nello stesso settore, quindi alla fine se noi non diamo anche spazio agli angeli, alla fine anche la realtà di Gesù verrà meno, perché Gesù parla chiaramente degli angeli. Loro vorrei dire a questi sacerdoti, siamo d'accordo che c'è una gerarchia di valori, una gerarchia di verità. Però questo non deve giustificare il fatto che poi non parliamo mai degli angeli, poi ci lamentiamo che le persone seguono l'angelologia del New Age, ma di chi è la colpa? Se noi come preti, come Chiesa Cattolica, nei nostri seminari, nelle nostre facoltà teologiche, abbiamo vergogna di toccare gli angeli e i diavoli come argomento dei nostri corsi e dei nostri seminari, è chiaro che l'angelo della rivelazione cristiana oggi quasi nessuno più lo conosce perché a stento. Forse quando è il 2 ottobre, eppure il 29 settembre, si fa qualche accenno. Quindi, ripeto, siamo io e Fausto e forse Don Renzo Lavatori che ci avrà i suoi 90 anni. E poi quali sono gli altri scrittori cattolici sugli angeli? Non ce ne sono. E abbiamo dall'altra parte, come già ho detto, migliaia e migliaia di scrittori esoterici, non solamente negli Stati Uniti, ma anche in Italia. Allora, noi spesso come Chiesa ci facciamo autogol da noi stessi. Certo, citavi tra l'altro l'illuminismo, che è stato la radice, una delle radici, insomma, di tutti i mali anche all'interno della Chiesa Cattolica. Sappiamo che, vabbè, essendo poi stato stimolato dalla massoneria, ha portato al disvalore, a distruggere tutti quelli che sono i capisaldi, no? Per esempio, sembra una cosa da poco, come giustamente ti hanno fatto notare, bisogna parlare di Gesù Cristo, bisogna parlare della Madonna, dei santi, ma gli angeli, sì, tutto sommato possiamo parlarne, ma non sono così importanti. In realtà, togliendo questo ulteriore catecon, perché poi alla fine, se noi smantelliamo lentamente tutta la dottrina, tutta la spiritualità, tutte le conoscenze che noi abbiamo anche dalla Sacra Scrittura, è normale che poi andiamo a indebolire quello che è il vero messaggio cristiano. Cioè allora non vale più il fatto che le legioni celesti combattono contro le legioni infernali. Quindi vuol dire che cosa? Che sono addirittura si dà più peso ai demoni, infatti se ne parla molto di più nei film, no? Addirittura sono per la maggiore quelli che sono i film che parlano di demoni, di mostri, di possessioni. Ricordiamo bene il film dell'Esorcista, la prima versione e poi anche la seconda. E quanto successo ha fatto? Perché attira molto di più. Quindi parlare degli angeli è scomodo, anche perché sono dei grandi alleati, no? Come abbiamo imparato a conoscere grazie insomma, alle catechesi che hai fatto su questo canale. Quindi sono degli alleati che ci aiutano a combattere le tentazioni, ci aiutano a combattere il male stesso, ci aiutano nelle situazioni quelle quotidiane. Quindi c'è sicuramente dietro un disegno voluto per indebolire questa frangia. Tant'è vero che poi come si fa ulteriormente a indebolire? Si dà un argomento così divino in pasto alla New Age, cioè la New Age è questa nuova ideologia, questa nuova filosofia che raggruppa un po' tutto, il naturalismo, il panteismo, l'ecumenismo, quello sfrenato, piuttosto che i riti, l'alchimia, cioè mettono di tutto e di più, ci mettono dentro anche gli angeli, tanto ormai alla fine l'importante è parlare del bene, no? Ma non tanto della verità, cioè si un po', come posso dire, si edulcora la parola del bene, del messaggio positivo degli angeli stessi per poi farli diventare qualcosa di folklore, un'entità, addirittura come si parla dello spirito guida, no? Parlano di questo spirito guida, di questi viaggi astrali, insomma, poi se ne potrebbe parlare per ore e ore. Io lascerei appunto la parola a Fausto, che penso vorrà approfondire l'altro aspetto. Sì, allora volevo innanzitutto fare un piccolo affondo su quello che appunto ha detto Don Marcello, cioè se noi pensiamo anche al tema della risurrezione di Gesù, che l'abbiamo vissuta da poco, la Pasqua, i primi annunciatori della risurrezione sono stati proprio gli angeli, anche perché dal punto di vista dell'impatto emotivo, quando le donne o Maddalena, a seconda della pericope evangelica che andiamo a leggere, sono andate al sepolcro, hanno avuto la necessità, prima di tutto, che ci sia stato un angelo o due angeli a preparare loro allo shock di rivedere Gesù vivo, perché nessuno fino allora aveva mai visto un morto risorgere.
E questa non è una cosa da poco, perché altrimenti avrebbero creduto sicuramente di aver sognato, di non aver avuto, di aver avuto le travegole, non avrebbero creduto a loro stessi. Gli angeli hanno preparato le donne e gli apostoli a capire, a comprendere bene che cosa sia la risurrezione di Gesù, perché Gesù oggi è vivo, è vivente, non è una mummia del passato o un grande del passato. E questa cosa ce la testimoniano prima di tutto, soprattutto gli angeli. Dunque, andare a togliere gli angeli è come andare a togliere un altro tassello importantissimo della nostra fede, cioè Cristo morto, nato, morto e risorto. Senza la risurrezione di Gesù, tutto il resto decade, dice San Paolo, ed è vero. Altrimenti avremmo fede, tra virgolette, in una persona che, come tutte le altre, tutto sommato, ha fatto una bella parabola, ha vissuto una vita importante, ma poi non c'è più. E invece no, siamo qui a parlare del figlio di Dio. E chi ci dice che è il figlio di Dio sono proprio gli angeli che ci danno questa dimostrazione. Ecco, perciò capite com'è sottile la cosa. Togliamo gli angeli, togliamo un po' il culto alla Madonna, alla fine ci rimane poco di quello che è la fede che ci hanno portato avanti per 2000 anni i padri della Chiesa e tutti i santi, centinaia, come diceva prima l'amico Don Marcello, che hanno testimoniato il fatto di poter parlare con loro e di poter avere la loro compagnia e la loro ispirazione. Ed è su questi, infatti, che volevo un attimino parlare, cioè sul fatto della ispirazione. Noi oggi ci rendiamo conto che abbiamo sacrificato praticamente tutto sull'altare della libertà. Qualsiasi cosa ci rende liberi. Ad esempio, Don Marcello domani si alza, decide di non voler più fare il prete e basta, butta via la tonaca. Io mi alzo e decido che dopo 30 anni di matrimonio mia moglie basta, mi sono stancato, basta, finito lì. Questa cosa, oppure decidiamo altre cose, no? Perché siamo tutti convinti che in fin dei conti possiamo fare quello che vogliamo. Ma se noi ci pensiamo bene, tutto sommato, ci sono state delle cose che noi non abbiamo scelto. Non abbiamo scelto dove siamo nati, non abbiamo scelto se siamo uomini o donne. Non abbiamo scelto il colore dei capelli, la nostra altezza, i nostri genitori, non abbiamo scelto tante cose che ci connotano. Anche tra questi, tutto sommato, anche il fatto di essere nati in un terreno o in una nazione dove tecnicamente la fede cristiano-cattolica dovrebbe essere quella che traina un pochino la società, il mondo. Ecco, noi queste scelte non le abbiamo fatte perché tutto sommato ci rendiamo conto che siamo liberi, ma abbiamo anche dei limiti e in questo modo, in questo mondo, non stiamo più vivendo la sensazione del limite, la percezione del limite, quell'angelo che a un certo punto dice: guarda che di qua non devi passare, non devi andare oltre, quel frutto non lo devi mangiare. Ecco, noi questa cosa qua no, non la vogliamo sentire ed è per quello che abbracciamo qualsiasi tipo di filosofia o pseudofilosofia che ci si pone davanti. Proprio perché non vogliamo vivere il senso del limite, vogliamo esondare da tutte le parti, ma questo esondare ci porta in realtà a non capire più la nostra vera essenza, la nostra vera natura, il nostro vero concetto. E chi è che ci può aiutare? Così come l'angelo ha aiutato i discepoli, gli apostoli, ha liberato Pietro dal carcere, ecco, ci ha aiutato a capire bene che cosa sia la risurrezione, che cosa sia la nostra fede, sono proprio gli angeli che ci aiutano a rimanere attaccati alla nostra fede, perché parlano al nostro cuore, riescono a entrare nel cuore così come l'angelo cattivo riesce a entrare nel cuore. Vi cito Giovanni 13:2, il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota di tradirlo. Perciò, mentre il diavolo ha anche questo potere, ovviamente aveva terreno fertile, bene. Così come l'angelo ha anche il potere di mettere dentro il nostro cuore le cose buone. Vi cito il libro di Tobia, dove aveva messo nel cuore l'arcangelo Raffaele l'amore verso Sara. Questo mettere nel cuore dell'angelo vuol dire che il cuore è un po' il centro della nostra spiritualità. Non è la nostra testa, il nostro cervello, ma è il nostro cuore. Questo la Bibbia lo dice, la parola cuore ricorre quasi 900 volte all'interno della Sacra Scrittura come ricorrenza, perché è estremamente importante. Il cuore deriva proprio da cardias, dalle corde che vibrano e gli angeli parlano al nostro cuore. Attenzione, non sono dentro di noi,
perché è lo spirito che soffia dentro di noi, ma l'angelo ci è vicino e ci può parlare, ma per parlare, per saperlo, per sapere ascoltare, bisogna mettersi in ascolto dell'angelo ed è questo quello che noi abbiamo completamente perduto, proprio perché ormai la tradizionale angelologia è andata completamente ad appannaggio di tutte queste filosofie che ne hanno fatto e scimmiottato di ogni colore e dunque noi in termini di patrimonio cristiano ci troviamo ad avere una disciplina che è stata quasi svuotata di qualsiasi tipo di senso perché l'hanno tirata e allargata come se una maglia è diventato un tendone, non un maglione. Ecco perché abbiamo deciso, ci siamo resi conto che forse era meglio proprio cambiare il nome alla tradizionale angelologia e chiamarla angelosofia. Che è questa disciplina nuova che io e Don Marcello abbiamo fissato, abbiamo ideato, nel quale esistono questi due volumi e ci sono anche delle informazioni in rete, www.angelosofia.eu, trovate informazioni su questa disciplina che insegna, vuole aiutare le persone a ritrovare quel particolare silenzio per riuscire a ritornare ad essere amici degli angeli, a sentirli più vicini e in termini di coaching, voi sapete, io sono un coach. Come professione, ad avere consapevolezza della loro presenza. Per fare questo ci vuole studio, ci vuole impegno, ci vuole passione, ci vuole dedizione. Ma se noi andiamo a leggere tutto quello che i nostri padri della Chiesa e i nostri santi hanno fatto, nulla gli è stato regalato, tutto si sono guadagnati con grande fatica e con grande sudore, ma hanno avuto delle grandi intuizioni, delle grandi illuminazioni. E se su queste cose noi vogliamo giocare, nel senso ci vogliamo lavorare veramente, dobbiamo sapere che è un cammino impegnativo questo, però è un cammino sostenuto dalla grazia, è un cammino sostenuto dallo spirito e tutto questo fa sì che il cammino sia sospinto dal vento dello spirito. E dunque è un cammino impegnativo, ma è un cammino che porta lontano, proprio perché l'uomo, la persona, il genere umano deve riappropriarsi dell'antica amicizia con l'angelo. E questo è testimoniato da tutti i vari grandi fondatori, anche di ordini religiosi, che avevano sempre vicino con loro la presenza molto attiva degli angeli, soprattutto perché dava loro l'idea e la percezione di quello che poteva essere il loro movimento religioso che sarebbe stato nel tempo, anche lo stesso vestirsi in termini monacali, evidenziava che si portavano al di fuori dal mondo e che erano più vicini agli spiriti angelici che non allo spirito immanente del mondo attuale. Ecco, questo è un po' il tema che noi proponiamo con l'angelosofia e c'è ovviamente anche l'opportunità di iscriversi e di fare un cammino da questo punto di vista, insomma. Volevo chiedere una cosa. Allora, quali sono, secondo voi, i pericoli maggiori nei quali incorre una persona, non necessariamente un cattolico, pensiamo a una persona che cerca il bene, che cerca la verità, no? Tutti noi siamo alla ricerca della verità. E incappano nell'angelologia. Cosa succede se una persona segue queste discipline, no? Qual è il pericolo maggiore? Perché magari può essere anche che in qualche modo alla lontana, sappiamo che il Signore traccia anche delle strade impensabili, però può darsi che questa persona in qualche modo arrivi al dunque, o è più evidente il fatto che vada dall'altra parte, quindi a seguire degli angeli che non sono proprio angeli benigni. Allora rispondo io. Il problema è questo, l'angelologia del New Age. Allora, il New Age fondamentalmente è un'agnosi. Che cos'è l'agnosi? L'agnosi è una ricerca della salvezza, che in realtà è autosalvezza. Mi spiego meglio. New Age non crede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Per il New Age la rivelazione non viene da fuori, la salvezza non viene da fuori, quindi non c'è bisogno. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, quindi non c'è bisogno di un Dio che viene da fuori e ti porta la rivelazione, di un Dio esterno. Per l'agnosi della New Age, la salvezza è dentro di te, quindi attraverso delle tecniche psicofisiche, sarà la meditazione, sarà la visualizzazione, saranno le candele, saranno i cristalli, saranno le carte angeliche, tu devi mettere fuori la salvezza che è dentro di te. Quindi questo è un grande inganno perché,
non abbiamo bisogno di Gesù Cristo, c'è questa scintilla di Dio dentro di noi. È vero che c'è questa scintilla di Dio, ma si deve collegare alla rivelazione di Gesù Cristo. Poi è chiaro, come ho detto prima, si cerca una religiosità comoda. Purtroppo è anche vero che tante persone sono rimaste deluse dalla Chiesa, sia a livello di scandali, no? Vediamo continuamente situazioni di preti pedofili, di preti che fanno truffe, eccetera, eccetera. Quindi l'indice di gradimento nei riguardi della Chiesa è molto basso. E poi, ripeto, anche nelle nostre parrocchie, normalmente non è che ci sia una grande formazione alla spiritualità, al misticismo. Il declino dell'angelologia e anche il declino del cattolicesimo. Quasi tutti i teologi protestanti non credono nella realtà degli angeli, pensano che gli angeli appunto siano delle favolette, siano dei miti, dei generi letterari, e purtroppo diversi teologi cattolici la pensano come i protestanti. Quindi, siccome, come diceva prima il caro amico Fausto, gli angeli sono l'esercito di Dio, non abbiamo più una chiesa militante perché appunto non abbiamo niente a che fare con San Michele, il guerriero di Dio. Ripeto, è un'angelologia debole, dove a un certo punto si è passati dall'angelo che Dio ci manda per portarci in paradiso, all'angelo che tutto sommato non è più l'angelo del bene, ma è l'angelo del benessere. Allora tu devi cercare di stare bene, di vivere bene, di essere tranquillo, di avere un certo equilibrio, ma non ti viene da Dio, ma ti viene da certe tecniche, per cui non lo so, la sera ti fai un bel bagno, poi ti metti una tunica bianca, poi accendi degli incensi particolari, prendi il libro di Haziel e preghi uno dei 72 angeli, magari in base anche al giorno zodiacale, eccetera, eccetera. Quindi, ripeto, non sono più gli angeli della Bibbia, gli angeli del Magistero della Chiesa. Tu prima parlavi anche della massoneria. I massoni non sono atei, i massoni sono deisti. Ecco, gli angeli ci salvano dal deismo, perché per il deismo Dio esiste, però non interviene nella storia. E gli angeli ci salvano sia dal deismo che dall'immanentismo, o dal panteismo. Per il panteismo tutto è Dio, no? Allora, gli angeli ci dicono che Dio esiste e interviene nella storia attraverso Gesù Cristo, attraverso il ministero degli angeli, attraverso l'azione dei santi, no? E che in qualche modo Dio però è anche trascendente, quindi non si identifica con il mondo, si distacca dal mondo. Lui è il creatore ed è distinto. Quindi vedete, gli angeli a livello filosofico sono molto importanti perché c'è un vuoto ontologico. Da una parte abbiamo Dio, l'essere creatore perfettissimo, e poi abbiamo noi povere creature meschine, gli esseri umani, gli esseri terrestri, no? Tra noi e Dio invece ci sono gli angeli, queste creature intermedie. Quindi vedete, l'angelologia è molto importante. Se si riprende l'angelologia, si riprende anche la Chiesa cattolica. Io vorrei fare un esempio purtroppo molto triste. Per molti secoli noi abbiamo avuto i gesuiti, che erano un po' la punta di orgoglio della Santa Chiesa, missionari gesuiti, collegi gesuiti, tanti santi gesuiti. Per molti secoli i gesuiti sono stati quelli che hanno diffuso la devozione cattolica agli angeli. E questo per me è uno dei veri segreti dei gesuiti, il fatto che diffondevano la devozione agli angeli. Da quando i gesuiti non diffondono più la devozione agli angeli, la Compagnia di Gesù è crollata, è ridotta ai minimi termini, stanno chiudendo tutti i collegi, stanno chiudendo tutte le parrocchie. Io ho fatto una conferenza a Torino all'Istituto Sociale dei Gesuiti, non c'è un gesuita che insegna a scuola. Quindi voglio dire, se noi riprendiamo la devozione cattolica agli angeli, a Michele, Gabriele e Raffaele, il cattolicesimo di nuovo rifiorisce. Faccio un esempio e poi concludo. Gli angeli ci danno il senso della maestà di Dio, per cui gli angeli che cosa fanno? Adorano Dio e poi aiutano noi, gli angeli custodi. Allora, l'aiuto è importante, però non è l'unica cosa. Se la Chiesa aiuta solamente i poveri, i bisognosi, gli emigranti, alla fine diventa semplicemente un organismo sociale e politico. E dove mettiamo l'adorazione eucaristica? Dove mettiamo il culto? Allora noi dobbiamo abbinare l'amore di Dio, questa maestà di Dio, no?
insieme anche all'amore del prossimo, altrimenti noi finiremo perché il mondo non ha bisogno di persone che aiutano i poveri, ci sono tanti organismi che lo fanno, ha bisogno di persone che amano, lodano e servono Dio e poi aiutano anche i poveri. Quindi è molto importante questo equilibrio. Le persone che non hanno amore e devozione agli angeli hanno una spiritualità, una vita di fede molto, ma molto sbilanciata, squilibrata. E non è un caso che tutti i grandi santi, anche come dire, dell'operosità, quelli che facevano azione sociale, erano tutti devoti degli angeli, quindi mettevano insieme la mistica con l'operatività appunto nella società. Bene, l'ultimo intervento di Fausto, che poi il tempo purtroppo è sempre tiranno, quindi dobbiamo andare in chiusura. Appunto, parlaci dal punto di vista dell'angelosofia, quindi che cosa vi proponete voi? Scusate, che cosa vi proponete nello specifico, no? Avete anche in mente di fare dei corsi, già li fate, avete, insomma, al di là dei libri, raccontaci un pochino quest'ultimo aspetto. Grazie, grazie per la domanda, Daniele. Allora, sì, allora l'idea è proprio questa, nel senso che proprio rendendoci conto che ormai la parola angelologia è stata un po' svuotata del suo senso, del suo significato, o che comunque non è mai esistita di fatto una vera e propria teologia angelica prettamente cristiano-cattolica, perché di fatto l'angelologia abbraccia un po' anche altre religioni, mentre invece di cristiano cattolico, diciamo così, non c'era. Perciò l'idea è proprio questa: nasce al di là di questi libri che sono due volumi. L'idea è innanzitutto quella di portare a conoscenza del grande patrimonio che la teologia cattolica, cristiano cattolica, ha maturato in 2000 anni di chiesa, che ovviamente è andata, non dico andata tutta perduta, perché se noi l'abbiamo trovata vuol dire che c'è. Il problema è che non si affronta più. Non si affronta più nelle facoltà teologiche, non si affronta più da nessuna parte. E dunque chi è che lo può fare? Ci siamo, diciamo così, presi noi questo impegno, a Dio piacendo. Anche sinceramente abbiamo colto quello che disse Papa Francesco qualche anno fa, che l'angelo è la porta alla trascendenza quotidiana. È bella questa parola, ma il problema è dare un senso a questa parola. Che cosa vuol dire che l'angelo è la porta alla trascendenza quotidiana? Occorre che le persone comincino a studiare, comincino a capire e prendano consapevolezza di questo. E dunque ci sono tre livelli nel nostro cammino, nel nostro percorso che proponiamo. Il primo livello, come ha detto Don Marcello, è l'angelosofia 1, cioè si tratta proprio della antropologia angelica, cioè di quanto l'uomo sia legato all'angelo e di quanto l'angelo sia legato all'uomo. Questo attraverso lo studio della Sacra Scrittura, attraverso non soltanto questo, ma abbiamo utilizzato anche la parte storica legata all'antropologia, la parte psicologica legata ad esempio alla psicologia, alla psicologia di Maslow, che è molto importante perché l'uomo ha in sé anche a livello psicologico un'esigenza della trascendenza, la psicologia transpersonale, dunque. C'è effettivamente anche dal punto di vista psicologico una grande voglia di rimettere al centro la parte psicologica, la parte trascendente, perché questo modifica effettivamente la struttura dell'uomo in una maniera molto importante. Perciò cercare di avere la percezione, la consapevolezza dell'angelo custode vicino aiuta la persona nel cammino, le dà conforto e indubbiamente la sostiene nel cammino, perché ci sono anche tantissime malattie legate proprio alla parte psicologica, alla depressione, alla solitudine. Ecco, noi tutte queste cose le abbiamo alimentate in un modo enorme con questa immanentismo che stiamo vivendo quotidianamente. O se noi riprendiamo la parte trascendente dell'uomo, l'uomo rifiorisce. È come andare ad annaffiare ad una pianta che l'abbiamo tenuta secca. E occorre anche intervenire perché a volte a forza di tenerla secca, poi la pianta muore. Ecco che cos'è questa linfa vitale che noi cerchiamo di proporre. E ovviamente è importante quello che vi sto dicendo, ma è importante anche la presenza di un sacerdote. Perché tutto questo ha una valenza prettamente di fede spirituale, ma basata su cose molto concrete, in cui la persona può fare effettivamente una persona, un gruppo può fare effettivamente un cammino di avvicinamento nei confronti dell'angelo,
con impegno, studiando, ma prendendo consapevolezza di quello che è. Vi cito soltanto una piccola parte, giusto per dare a tutti quanti l'importanza del ruolo angelico. Ecco, all'interno della Sacra Scrittura, la parola angelo tra Antico Testamento, Nuovo Testamento, insieme alla parola angeli e insieme alla parola signore dell'esercito, perché quando viene nominato signore degli eserciti di chi? Degli angeli, cioè è molto chiara l'allusione, abbiamo complessivamente 621 ricorrenze. Faccio mente prima, dicevamo che la parola cuore era intorno alle 800-900 ricorrenze, tutto questo mondo angelico siamo intorno alle 620 ricorrenze. Perciò è evidente che da questa analisi siamo in grado di affermare con assoluta certezza che se volessimo togliere gli angeli dalla Sacra Scrittura dovremmo riscriverla ex novo. Perciò vuol dire prendere la Bibbia e dire, vabbè, ok, abbiamo scherzato, ne facciamo un'altra. Perché questo è. Il tema è proprio quello di rimettere, di dare alle persone il centro giusto e l'angelo aiuta tantissimo perché è il nostro miglior amico, ci è stato dato fin dall'inizio del tempo e ci accompagnerà per tutta la vita e sarà con noi nell'eternità. Dunque, perché non dobbiamo conoscerlo in questa vita? Esattamente, poi mi riallaccio e andiamo in chiusura a quello che dicevi, appunto che allora a questo punto è il caso di riscrivere una nuova Bibbia, però è quello che stanno cercando di fare purtroppo, a quanto pare stanno cercando di ricostruire, di riscrivere la tradizione e quant'altro, però noi sappiamo che le porte dell'inferno non prevarranno e quindi gli angeli li invochiamo a nostro scudo, a nostra salvezza, a nostra fortezza. Grazie, insomma, di aver fatto questa intervista doppia in un unico monitor. Grazie per la vostra opera, insomma, per le conferenze che state tenendo e l'impegno che ci state mettendo sempre a favore, chiaramente, del Regno di Dio. Grazie a te, grazie Daniele, grazie a tutti. Ringrazio tutti per aver seguito questa intervista. Io, come sempre, vi ricordo di iscrivervi ai social che vedete in sovraimpressione e nel caso voleste a supportare anche Spirito di Verità TV alla voce Sostienimi proprio del sito spiritodiveritatv.com. Potete fare una donazione con PayPal o Bonifico o semplicemente acquistando il libro Svegliati ora, il buio, la luce e la conversione. Questo servirà chiaramente a mantenere tutte quelle che sono le spese di trasmissione e le iniziative che portiamo avanti. Vi saluto, vi ringrazio e sia lodato Gesù Cristo.